Non è la rivoluzione informatica del web, forse non rispetta neanche i basilari test di funzionamento di un sito web, ma il sito web di Monegos SRL l'ho creato interamente io, in questo momento in puro HTML, JavaScript e CSS o CSS, non lo so. E questo sito vuole contenere tutte le informazioni utili, importanti, tutte le informazioni di trasparenza anche della società che ho fondato io e che utilizzo per queste attività online. In futuro voglio portare anche le mie valutazioni e spero che porteranno del valore a chi vorrà utilizzare il proprio tempo per leggerle, ma prima sigla, poi vediamo il sito web. Prima di iniziare, se sei nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo, parlo di finanza personale, investimenti e business su questo canale da oltre 4 anni. Se ti interessano questi argomenti, ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Andiamo a PC e vediamo come è fatto il sito web. Voglio mostrarvi alcune sezioni, secondo me, piuttosto interessanti. Siamo a PC, questo è il sito web che potete trovare all'indirizzo monegos.srl oppure monegossrl.com, non cambia, in realtà il redirect è sempre a questo dominio, quindi monegos.srl. E questo sito lo potete visitare anche voi adesso in questo momento, è online. È la versione statica del sito, il che significa che sono tutte pagine HTML, non c'è niente di nuovo. Cliccando qua, infatti, viene renderizzato index.html, neanche il dominio. Quello che voglio fare adesso è spiegarvi come funziona questo sito web, anche se è molto molto semplice, e cercare di spiegarvi quali sono gli obiettivi che voglio ottenere con questo sito web. Se seleziono Company Information, ci sono delle informazioni molto basilari sulla società, potete scaricare lo statuto e i dati sugli azionisti, ma non c'è niente di che, ci sono solo io, nessun problema, sono praticamente la visura della società. Potete scaricarla online pagando 5 euro, ho preferito farvela vedere senza farvi pagare i 5 euro. Qua c'è la storia della società, ma in realtà non sapevo neanche cosa inventarmi, quindi ho aggiunto qualcosa, qualche informazione, alcuni link alle mie pagine social, nelle news, come ho mostrato in uno dei miei post, nella sezione community del canale potete vedere che c'è la stessa notizia, quindi qui se volete vedere c'è l'elenco dei beni in vendita. C'è una sezione sui KPI che è veramente, e io sono il primo a dirlo, veramente brutta, devo ancora modificarla perché, come vedete, questo non è lo stile del sito web che vorrei fosse semplice, 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 semplice. È uno stile che è da migliorare e voglio semplicemente renderlo più semplice, non colorato, ecco. Our principle è un file PDF che in questo momento non è accessibile, ma semplicemente perché sto sperimentando su Aruba. Sarà accessibile nel giro di un paio di giorni quando ho finito di fare queste cose. Storia della società ve l'ho già fatta vedere. Financials è una pagina che ancora non ho fatto. Social media, ci sono i link alle pagine social, quindi se non mi seguite andate a farlo. Nella sezione financial, ecco cosa volevo dirvi, in realtà anche se questa pagina è attualmente under construction, quindi la sto costruendo, andrò a popolarla con tutta una serie di documenti riguardanti come sta andando l'attività, come stanno andando i miei investimenti, come sta andando in generale tutto ciò che faccio io personalmente. Saranno dei documenti PDF che potrete scaricare o leggere online quando volete. Al momento però questa sezione non è stata ancora creata, anche perché uno dei primi documenti che pubblicherò probabilmente sarà il bilancio relativo al 2022, quindi ci vorrà ancora qualche mese. Per quanto riguarda probabilmente la sezione più importante, la sezione holdings, qui trovate i miei holdings correnti con Monegos SRL, quindi i miei titoli nel portafoglio al 100%. In realtà non ho fatto altre operazioni, anche se i dati sono stati aggiornati allo scorso mese. E poi vedete la lista delle operazioni. E se vedete degli errori, segnalatemeli sotto i commenti. Qualcuno di voi l'aveva già fatto e sono andato a correggerlo subito. Ad esempio, questo era un 2022. Come potete vedere, questo non è in ordine, dovrebbe essere in testa a questa lista di transazioni, perché semplicemente questa è la versione statica del sito. Cosa significa statica? Significa che io vado a scrivere lettera per lettera ciò che è inserito all'interno di questa pagina. Non c'è un programma di qualche tipo che prende i dati e li inserisce. Perciò, dato che quando ho inserito queste transazioni, le ho inserite manualmente e l'ultima che ho inserito è stata questa vendita di Meta, che è avvenuta l'unica transazione nel 2023 per oggi, beh, l'ho inserita in fondo, anche se avrei dovuto inserirle in testa. Quindi è tutto molto difficile con un sito statico, questo è il messaggio che voglio farvi passare. Per quanto riguarda la seconda parte di questa sezione, vorrei mostrarvi invece lo stesso sito, ma dinamico, che sto sviluppando
offline, il local host sostanzialmente, come vedete la porta è la 3000 per il local host, quindi il mio computer sta ospitando il server per questo sito web. Qui, come potete vedere, le cose sono leggermente più carine, non si può assolutamente dire belle. Una delle cose che volevo segnalarvi è forse il fatto che qui dovrebbe essere un sito responsivo, sì, più o meno, non è assolutamente detto che sia fatto bene. Voi vedrete una parte dello schermo nero, ma lo stesso. Questo sito non è assolutamente responsivo, quindi lo lascio full screen e non mostro la mia incompetenza. Come potete vedere qua sotto c'è il footer creato, molto più carino rispetto al precedente che era sostanzialmente solo questa riga. Qui ci sono tutti i social, anche più di quelli che utilizzo effettivamente, quindi qui c'è Telegram ad esempio, TikTok. Questa sezione è stata un copia e incolla semplicemente, quindi niente di più. Credo che sia sviluppato in React questo front-end, ma non sono sicuro. Forse è ancora la versione HTML CSS, dovrei andare a controllare. Le funzionalità sono sostanzialmente le stesse. Una delle cose più belle, se vogliamo, rispetto al sito precedente è il fatto che qui in alto sono presenti delle voci, quindi è un header menu sostanzialmente, una navbar. Facendo login entro, posso inserire le mie credenziali, username e password e faccio login. A questo punto ho fatto il login, quindi il login e la sessione in questo momento è attiva all'interno del sito web. Posso andare nel mio account, che è una pagina nulla. Posso andare nella sezione corsi, che in questo momento non so neanche perché lì, perché non è assolutamente lo scopo di questo sito web avere dei corsi. L'ho inserita semplicemente per fare dei test. Come potete vedere, quando passo sopra ci sono degli effetti. Facendo holdings, in questo momento ho fatto il login, quindi Get Portfolio permette di vedere le stesse operazioni. La cosa bella di un sito dinamico è che questi dati possono essere popolati a partire dai dati attuali del prezzo. Se andate a vedere i prezzi precedenti, ad esempio $75 per Activision, adesso è a $79.39 nel momento in cui registro questo video. Quindi questi sono i prezzi attuali. Anche per quanto riguarda le transazioni, come potete vedere la sessione dura un minuto, il minuto è passato e in questo momento non ho fatto il login. Perciò adesso faccio nuovamente il login e poi riprendiamo. Adesso ho fatto il login nuovamente, facendo Get Transaction mi è permesso prendere le transazioni di prima e come potete vedere in questo caso automaticamente le transazioni vengono calcolate, vengono riportate in questo sito e popolano questa di fatto tabella presente in questo sito e quindi l'ordine in questo caso è corretto. I dati sono aggiornati al 5 febbraio 2003, ma questo qua è hard coded, cioè l'ho scritto io a mano, non ha un significato vero e proprio, probabilmente lo dovrei togliere. Quindi questo è il sito web dinamico. Other Projects è una pagina che non esiste e quindi in 5 secondi si torna alla home page. Mi piace creare queste piccole funzionalità e quindi questa, se volete, è una versione un po' più avanzata del sito web. Metterla online è un po' un problema perché devo ancora studiare bene soprattutto la sicurezza per quanto riguarda le sessioni, anche perché ci sono molte persone che provano a spammare, provano a inserire degli script all'interno dei siti web. Insomma, è molto più semplice gestire un sito statico in questo modo, ma ovviamente la scalabilità soffre tantissimo. Come vi ho mostrato, nel mio PC sto sviluppando un sito web di tipo dinamico, ma il sito web che trovate nell'url monegolssrl.com o monegols.srl, lo stesso sito, è di tipo statico. Cosa significa? Significa che non c'è un server dietro che fornisce dei dati, fornisce le pagine, ma semplicemente sono pagine già caricate e che potete accedere utilizzando la navigazione con gli URL. Un modo forse grezzo di spiegarlo è che se non vado a cambiare a manina i files del sito web di tipo statico, questi file non cambiano. In maniera dinamica invece si possono fare cose un po' più evolute. Un esempio lampante del funzionamento è che nel sito web dinamico che sviluppo io a PC, con il server che in quel caso è il PC stesso e che non è ancora online, ad esempio il prezzo delle azioni è in tempo reale ed è una cosa molto più bella rispetto ad utilizzare un sito web che presenta un prezzo delle azioni fissato ad una certa data come è in questo momento il sito. Chiaramente la complessità aumenta nello sviluppare un sito web del genere, ma è molto più soddisfacente per me, è molto più utile per chi vuole guardare l'andamento del portafoglio in 2 secondi proprio, vedendo il rendimento
confrontato tra il prezzo di acquisto, il prezzo medio di carico e il prezzo attuale delle azioni, piuttosto che vedere un rendimento statico relativo a una certa data. Uno dei problemi principali che mi hanno portato a sospendere il tipo di sito dinamico è che ho fatto un test di 2 o 3 settimane con un sito web di tipo dinamico ospitato su Google Cloud. I file, infatti, in questo momento per il sito statico sono ospitati su Aruba e sono file statici. I file sono caricati come file HTML e vengono renderizzati una volta che accedete al sito. Per quanto riguarda invece Google Cloud e l'applicazione del backend, è tutto molto più complesso, ma soprattutto dal test che ho fatto di quei 15-20 giorni ho speso 20 euro. Quindi per mezzo mese ho speso 20 euro, il che significa circa 500 euro l'anno per un sito web del genere che non porta soldi in alcun modo, quindi sarebbe una spesa così per passione, in questo caso si potrebbe dire veramente così, e non sarebbe un investimento di qualche tipo. Utilizzare un sito web del genere, beh, non avrebbe senso dal punto di vista dinamico, anche perché le funzionalità del sito web sarebbero molto limitate. Forse ho sbagliato qualcosa io, forse c'è un modo anche per utilizzare un sito web di tipo dinamico senza pagare tariffe per il costo computazionale, magari ci sono dei tier gratuiti. Se lo sapete, fatemi sapere assolutamente nei commenti, scrivetemi una mail, datemi più informazioni possibili. Forse ho sbagliato a livello di codice a implementare delle funzioni che hanno un costo computazionale troppo elevato. I casi in cui potrei aver sbagliato qualcosa sono veramente tanti. Parlando degli obiettivi del sito, in questo momento il sito web non è ottimizzato al 100%, anche perché da remoto, fuori da questi video, sto cercando di sviluppare altre cose e anche il sito web di tipo dinamico, quindi quello statico, è lasciato un po' lì, si potrebbe dire così. E poi quando implemento delle modifiche interessanti sul sito dinamico, che possono essere riportate sul sito statico senza grande fatica, le riporto, ma questo avviene piuttosto raramente. Lo stile che vorrei portare a livello di questo sito base è non molto lontano in realtà dal risultato attuale, cioè uno stile molto semplice, quindi la forma non ha tutta questa importanza, ma che contenga tante informazioni utili. Come vi ho detto prima, al momento non ci sono delle informazioni dal punto di vista dei risultati finanziari, non ce ne sono informazioni dal punto di vista delle mie considerazioni, ma in futuro ho intenzione di arricchire questo sito web portando le mie considerazioni e sostanzialmente alcuni documenti che potrebbero portare valore a chi ha voglia di leggerli. Non ci sono dei cookies, quindi non vi preoccupate, non prendo alcun dato, non ho alcun interesse a farlo e non saprei neanche come implementarli scrivendo del codice, dovrei affidarmi a siti di terze parti, non ho intenzione di farlo. Se state guardando questo video su YouTube, tranquilli, i cookie di Google sono già il vostro problema principale. L'obiettivo del sito web è quello di essere trasparente al 100%, anche se sono ben consapevole che ci devo ancora arrivare e ci sono dei drawbacks, dei punti a sfavore nel farlo, su ciò che faccio io nel mondo degli investimenti e su ciò che penso io sui metodi di investimento. Se vedete, ad oggi non ho neanche problemi a mostrare l'elenco effettivo delle transazioni che ho eseguito con la mia società, quindi tutto trasparente al 100%. In futuro, se questo dovesse rivelarsi un problema per qualsiasi motivo, mi riservo il diritto di togliere qualsiasi informazione che possa darmi dei problemi, possa influenzare le mie scelte. Inoltre, il sito web vorrei che contenesse informazioni su tutto ciò che fa la società, quindi magari sponsorizzazioni, magari affiliazioni con altre società, magari aggiornamenti su cosa fa l'Academy, tutti questi progetti che vorrei orbitassero attorno alla società principale. Il sito web Monegos SRL probabilmente non piacerà a tantissime persone dal punto di vista dello stile, ma dal punto di vista dei contenuti credo possa portare un valore aggiunto. Non adesso, perché non è ancora al 100%, ma in futuro sicuramente pubblicherò qualche documento, qualche notizia, secondo me molto interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto al video, vi consiglio di dare un'occhiata al meno ogni tanto al sito per vedere se ci sono stati dei miglioramenti e se avete dei suggerimenti dal punto di vista dello stile, dal punto di vista delle funzionalità, dal punto di vista del miglioramento del sito web, fatemi sapere assolutamente, sono apertissimo ai vostri consigli, lasciatemi un commento sotto al video oppure scrivetemi delle mail, cercherò di rispondervi a tutti anche se non è assolutamente facile e vi ringrazio in anticipo per questo vostro aiuto. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per aver guardato.
presto!